l'evoluzione delle lingue e della teoria della traduzione dall'antichità a oggi. Come punto di partenza ho preso la teoria dell'albero genealogico di Schleicher del 1860 che, parallelamente agli studi sull'evoluzionismo darwiniano, voleva affermare che le lingue fossero anch'esse degli organismi viventi che nascono, si riproducono e muoiono. Schleicher ha posto alla radice del suo albero il proto-indoeuropeo ricostruito, dal quale si sarebbero poi generate le diverse famiglie linguistiche, sempre più complesse e sempre più distaccate dalla lingua madre. Vediamo ora cos'è l'indoeuropeo, cos'è una protolingua e come si ricostruisce e come mutano le lingue. Prima Filippo Sassetti, attorno al 1500, e poi Sir William Jones, attorno al 1700, notarono le grandi somiglianze tra italiano, greco e latino con il sanscrito, l'antica lingua sacra della religione indù. Secondo i loro studi, alcune lingue europee e sanscrito avevano tante somiglianze e per questo dovevano avere un antenato comune ormai estinto, l'indoeuropeo. L'indoeuropeo è una lingua ormai estinta dalla quale derivano tutte le lingue europee, indiane e asiatiche, e sono 12 gruppi in tutto, ovvero italico, celtico e germanico, armeno, albanese e greco, slavo, indiano, iranico e baltico, e due ormai estinti, anatolico e tocario. Cos'è quindi una protolingua? Una protolingua, come appunto l'indoeuropeo, è la lingua originaria che costituì il punto di partenza comune dal quale poi hanno avuto origine e sviluppo le altre lingue storiche geneticamente imparentate a essa e tra loro. Come si ricostruisce una lingua? Una lingua si ricostruisce con un metodo empirico-deduttivo chiamato metodo ricostruttivo e comparativo, che si divide in tre fasi. Ricostruzione interna, comparazione e infine valutazione delle corrispondenze e processo di ricostruzione. Il reconstructum è il risultato finale e la lingua ricostruita è quindi l'insieme di reconstructa, gli archetipi, di quella stessa lingua, ottenuta dal metodo comparativo e ricostruttivo. Una lingua ricostruita però rimane comunque una lingua artificiale, di laboratorio, che non avrà i tratti naturali di una lingua storico-naturale. Tuttavia, tornando alla teoria dell'albero genealogico di Schleicher, questa non teneva in considerazione due fattori fondamentali: il fatto che le lingue si evolvono di continuo e il fatto che esse interferiscono continuamente le une con le altre. Infatti, è stato poi il suo allievo Schmidt che qualche anno più tardi ha corretto la teoria dell'albero genealogico elaborando la sua teoria, la teoria delle onde, che invece considerava anche gli influssi reciproci come la divisione in dialetti, le isoglosse e le varianti areali. Per concludere la prima parte, vediamo come mutano le lingue. Ci sono 5 variabili o fattori che le producono. La variabile diacronica è la variabile legata al tempo, perché a mano che ci si allontana nel tempo, le differenze si fanno sempre più forti. La variabile diatopica è la variabile legata allo spazio, perché una lingua cambia in base al luogo. C'è un cambiamento nel diverso uso della grammatica, della sintassi, della morfologia, del lessico, dei dialetti e della pronuncia. La variabile diafasica è la variabile legata al livello stilistico di una produzione linguistica. Infatti, una lingua può cambiare di tono o di livello a seconda della situazione in cui si usa. La variabile diastratica è la variabile legata alla condizione sociale e al livello culturale di chi usa la lingua, perché all'interno di una società non tutti gli individui si esprimono allo stesso modo. L'ultima è la variabile diamesica ed è la variabile legata alla modalità di trasmissione di una lingua, che può essere scritta o parlata. La lingua scritta è più organizzata e più precisa rispetto a quella parlata, che subisce più variazioni ed è meno controllata. Il problema fondamentale della traduzione è stato sin dai tempi antichi quello della fedeltà. Quanto il testo di arrivo deve essere fedele al testo di partenza? Già dal mondo classico si discuteva se fosse preferibile una traduzione libera, poetica, o una traduzione letterale, parola per parola, più fedele all'originale. Tuttavia, è stato solo nel corso del Novecento che Jacobson ha distinto e proposto tre diverse forme di traduzione. La traduzione interlinguistica, cioè la traduzione vera e propria, che consiste nel trovare l'equivalente di un elemento di un codice linguistico in un altro codice linguistico.
la traduzione intralinguistica oppure endolinguistica o riformulazione, che consiste appunto nel riformulare un testo nello stesso codice con cui è stato composto originariamente, tramite una rielaborazione del testo. Infine, la traduzione intersemiotica o trasmutazione, che consiste nell'interpretare un codice linguistico per mezzo di un codice non linguistico, come ad esempio i simboli. I presupposti teorici di Jacobson ci aiutano inoltre a capire quale sia il lavoro del traduttore. Il primo lavoro è quello di decodificare il prototesto. Ogni singola scelta lessicale e traduttiva si basa sui postulati di significato, cioè sull'individuazione di quale delle accezioni del significante del prototesto fosse quella veramente intesa dall'autore, seguita subito dalla scelta del significante traducente che, tra le proprie accezioni, contenga quella che si avvicina di più all'originale, dal punto di vista del suo valore semantico, del suo uso e del relativo registro stilistico. Tuttavia, ci sono sempre delle difficoltà traduttive, che aumentano principalmente per tre motivi: la presenza di ambiguità nel prototesto, come ad esempio la polisemia, ovvero la coesistenza di significati diversi per uno stesso termine o espressione, e per la distanza linguistica e culturale. Presto ci si rese conto però che la difficoltà traduttiva aumenta in realtà più con la distanza culturale, per la mancanza di riferimenti conosciuti o esistenti nelle due culture, piuttosto che con la distanza linguistica. Infatti, i realia sono proprio quei termini che indicano oggetti specifici di una determinata cultura, di cui è estremamente difficile trovare un corrispondente nella lingua di una cultura differente, o perché il corrispondente non esiste proprio, o per l'assenza nella lingua di arrivo del referente concreto a cui rimandava la lingua di partenza. Tuttavia, la teoria della traduzione ha comunque proposto 5 soluzioni per tradurre realia. Eseguendo una trascrizione della parola originale, carattere per carattere, considerandola come un vero e proprio prestito lessicale. Creando un calco strutturale o calco traduzione, formando un nuovo composto in lingua traducendolo alla lettera, come per esempio pelle rossa da redskin. Con l'esplicazione, quando si cerca di coniare un'espressione complessa, spiegandola. Con l'iperonimo, cioè con il termine semanticamente sovraordinato a quello da tradurre. E con l'approssimazione, quando la traduzione avviene attuando una sostituzione per approssimazione. La teoria della traduzione ha fatto in modo che l'originale opposizione tra traduzione libera e traduzione letterale risulti ormai in parte superata, perché troppo vaga e soggettiva e perché le soluzioni traduttive offrono ormai abbastanza strumenti per poter eseguire traduzioni più flessibili. Tuttavia, Tori, nel corso degli anni 80, ha proposto 2 categorie interpretative: adeguatezza e accettabilità, che in qualche modo esprimono il nuovo dilemma del traduttore. Con adeguatezza si intende quando lo scopo principale del traduttore è quello di riprodurre l'integrità del testo di partenza. In questo caso il metatesto si adegua al prototesto, alla sua lingua e alla sua cultura di riferimento testuale. Con l'adeguatezza si può parlare quindi di traduttore invisibile, perché il lettore empirico tende a non notare la presenza del traduttore nel metatesto. Tuttavia, il rischio principale dell'adeguatezza è che può creare difficoltà ai lettori se questi non sono fortemente motivati e se non sono ben informati sull'argomento del testo. Infatti, un traduttore troppo invisibile può lasciare il lettore eccessivamente solo, con il rischio che non riesca a decodificare buona parte dei significati del metatesto. Con accettabilità, invece, si intende quando lo scopo principale del traduttore è quello di creare un metatesto stilisticamente e linguisticamente accettabile, e quindi di facile accesso al lettore. Con l'accettabilità si può parlare quindi di traduttore visibile, perché in questo caso il lettore empirico nota continuamente gli interventi del traduttore all'interno del metatesto. Tuttavia, il rischio principale dell'accettabilità è che può arrivare a cancellare anche completamente le tracce della cultura del prototesto, creando un residuo traduttivo quasi totale, impoverendo il testo stesso. Infatti, un traduttore eccessivamente visibile, che fa delle note e dell'introduzione il suo punto forte, arriva a interferire fin troppo con la natura del prototesto e con la scelta stilistica dell'autore. Il continuum allato riassume in qualche modo tutte le antinomie osservate finora nella tesi. Testo chiuso e testo aperto di Umberto Eco, le funzioni testuali individuate da Jacobson, significato denotativo e connotativo, le scelte concrete come dizionari monolingue e la conoscenza personale del contesto,
e l'adeguatezza e l'accettabilità. Per concludere, possiamo affermare che la scelta migliore per il traduttore è generalmente quella di adottare uno stile di traduzione adattabile che sia flessibile e che muti con il cambiare delle esigenze del testo, dell'autore e dei lettori, in base alle diverse tipologie testuali e dei diversi contesti di riferimento.